Quando, però scusami, quando, era... così, sì, sì, hai ragione, la mattina... però nello stesso tempo, forse, guarda, domenica si è raggiunto il massimo. Abbiamo visto uno di 35 anni, o no, più di 30 anni, 32 anni, ma chi è Cambiasso? Io ci ho creduto a Cambiasso quando si è messo a piangere. Cioè, a te non ti ha fatto niente, no, a me sì. No, cioè, no, perché... lui che si mette a piangere a me mi ha fatto qualcosa. Ma molto probabilmente è un pianto di rabbia. Comunque volevo dire, cioè, no, i ragazzi a 40 anni, ripeto, a 40 anni a miei tempi i ragazzi si comprano il motorino e il grembiule per andare a scuola. Cioè, non è, c'è questa ovatizzazione del giocatore e questo sicuramente è una cosa che specialmente in questo periodo difficile dà fastidio. Sì, sì. Ma io credo che nel 90 inizia quelle che sono la parte dividere il calcio in società, cioè c'è una credine fra le società Maradona, il Napoli, il Milan, che prima non c'era. La nazionale prima era un punto di arrivo, la gente giocava a nazionale per il gusto e per il piacere di farlo. Adesso la storia è piena di gente che quando c'è la falla amichevole con gli Stati Uniti, ma a me mi fa male un callo, io ho la comunione del mio nipote, e questa stampa becera, che quello è il peggio, che è pronta a giustificarla. Fino al 90 la nazionale rappresentava all'unisono tutto, dal 90 in poi c'è la Juventus, c'è l'Inter, c'è il Napoli, c'è il Milan, si comincia a sapere chi sono i presidenti. Voi sapete chi era i presidenti delle squadre che vincevano il 60? No, l'allenatore con molta difficoltà si sapeva. Dai Daniel Herrera in poi, insomma, ma gente che non hai tutti i torti. Squadre che giocavano con impegni diversi, perché gente che giocava con 11-12 giocatori, si vedeva mezza partita la sera la domenica. Cioè c'è una cosa completamente diversa che genera nei confronti della nazionale un minimo di trasporto soltanto quando ci sono i mondiali e un pochino gli europei, anche perché vengono in un periodo dove più o meno siamo in ferie, fa piacere. Vabbè, poi si è anche trasformato quello effettivamente, perché anche l'evento che una volta te fruivi dal punto di vista proprio sportivo, ovvero mi metto davanti e guardo la partita, poi alla fine in questo calderone è diventato l'evento al quale associare la pizza in piazza, ovviamente il maxi schermo, ovviamente la cena e tutto il resto, che chiaramente poi alla fine a me non disturba, intendiamoci, perché a me piace quando c'è una partecipazione popolare, in questo caso al di là di tutto è una partecipazione autentica, se vogliamo, perché poi per la nazionale ci si entusiasma tutti, però chiaramente è molto diverso da come era prima. Te per esempio, Luca, dal punto di vista proprio di flash, di ricordi, chiaramente questi sono anni che sono molto lontani. Però il calcio fruito prima tra televisione, radio, giornali, perché no? Cioè, voglio dire, quello di ora che tipo di ma non ho più un bel rapporto con il calcio di adesso. Cioè, adesso accendi la televisione su Italia 1, faccio un nome a caso, no? Il giorno ti dà quella specie di telegiornale sportivo di cui 90% è calcio, 10% automobilismo, motociclismo. E che ti racconta? Ti racconta che... Io l'ho definita trasmissione vietata ai maggiori di 15 anni, perché solo fino a 15 anni ci si può credere a quello che... Sì, a qualcosa devono dire. Assolutamente. E che ti raccontano? Ti raccontano che Balotelli ha comprato l'Audi, l'ultimo modello, e l'ha fracassata contro il che ti posso dire, contro un pilone di un cavalcavia, e cioè cose di cui non ce ne può fregar di meno. Quotidiani ormai anni che sono qui. Scusa, prendi la Gazzetta dello Sport stamattina, cioè, sì. Dici Balotelli si sposa e poi piccino il Milan Coppa dei Campioni e poi il Milan affronta stasera l'Arsenal. Ma a proposito è possibile, allora o non capisco, o c'è moltissima gente che ruota intorno al calcio e ci mangia senza avere quella professionalità, quel minimo di professionalità che c'era, scusami se lo devo dire, c'era una volta ai miei tempi, oppure boh, questi non c'hanno proprio niente da scrivere, non è possibile. Vi posso dire una cosa, un giorno ho visto c'era Cecchi Gori che aveva portato una di queste trasmissioni del dopo cena, non mi ricordo quale, se sulle reti Rai o Mediaset, una regista donna, che diceva: il calcio è spettacolo, va gestito come uno spettacolo. E lì io mi è scattato un meccanismo. Io ho giocato nella WISP perché lavoravo, quindi non avevo... cioè io pagavo, mettevo di tasca mia le 300.000 lire per la stagione e si giocava nella WISP, nella Rionese, che già il nome era, e vedere questi che strapagati
Sì, probabilmente, cioè, la chiave, sì, la chiave, ecco, io trovo sia effettivamente più questa. Poi alla fine indubbiamente questa mistica del giocatore tutto, c'è sempre stata, sì, voglio dire, forse degli amatori tuttora si paga per giocare, però forse è cambiato il modo di porsi di fronte all'evento e soprattutto al protagonista. Cioè io sono convinto che, cioè, da Mazzola avrei comprato un'auto usata, la porto proprio ai termini spicci. Rivera mi dava l'idea che se mi trovava al bar, forse, se gli stavo pure simpatico, mi offriva anche il, sì, caffè. Sì, sì. Questi le vedi, nonostante tutto, talmente distanti, talmente su un piano lunare, che non riesce più nemmeno quell'affezione. Poi parliamoci chiaro, anche da un punto di vista proprio di bombardamento mediatico, questa è gente che è paragonabile a un capo di Stato, perché voi vedete qualsiasi presidente, oggi Moratti, che ha detto due banalità, aveva intorno parecchi più microfoni di quelli che aveva Barack Obama quando annunciò che Bin Laden era morto. Però l'impressione è che forse quest'anno, questo casino che c'è, scusami il termine, con Scommessopoli, ci sarà qualcosa che si romperà. Ma non lo so, perché il calcio, qua, attenzione, viene fruito in una maniera diversa. Ripeto, io torno ancora a parlare su quello che è l'interesse spicciolo della gente, che poi alla fine è quello che mi interessa, perché poi al calcio si approcciano tanti fenomeni, tanti soggetti che quando noi vedevamo, voi vedevate, io non ancora, Italia-Germania del 70, non c'erano, per esempio le donne oggi vai allo stadio, c'è un 20-30% di donne che magari sono anche pure competenti e sono convinto che lo sono. Molto arrabbiate. All'epoca invece il calcio era prima di tutto una cosa da intenditori, da, sì, maschi, ma poi soprattutto, attenzione, non era veicolato per tutte queste cose che ci sono oggi, perché voi per esempio date un'occhiata a come ha cambiato il calcio, per esempio, le scommesse. Io domenica, anzi sabato sera, ero lì nelle barricate con la Samp che stava battendo il Verona, ma al tempo stesso mi interessava molto anche quello che faceva lo Sporting Lisbona, perché avevo 10 lire piazzate là. Quindi questo è già un imbastardimento che una volta non c'era. C'era la Sisalm, il fantacalcio, tanto per dire un'altra forma che ha molto smitizzato il modo di fruire il calcio, come quando ero piccino io che tenevo la mia squadra e il resto non esisteva. Fantacalcio, io non più tardi di un paio di settimane fa sono andato a vedere una partita dei dilettanti, uno mi ha riconosciuto, dico, ah, quello che faceva fantasy, se picchiate Rubani, la prima cosa che mi dicono, e poi insomma ti fanno anche quei due o tre complimenti per la trasmissione. Io sono rimasto di sasso quando questi guardavano, ascoltavano la radina e dicevano, ha segnato Tizio, ha segnato Caio, cioè io a un certo momento dico, ma voi di che squadra siete? E siamo della Juve, e sei contento se sei al centro dell'Inter? Sì, perché io ce l'ho nel fantacalcio e di conseguenza tutte queste cose hanno, attenzione, modificato molto i nostri comportamenti da tifosi. Si rimane tifosi, ma attenzione, perché poi l'interesse ha preso anche altre rivoli. Ti faccio vedere, Nico, una partita alla quale te sei molto affezionato, ma un po' in generale questa è una partita che stuzzica, perché questa Italia-Inghilterra, quella che per la prima volta noi, tra l'altro si vede a colori, strano, perché questa per me era in bianco e nero storicamente. Questa è la partita che noi vinciamo dopo aver subito gli inglesi a per 35 minuti, devo dire. Guarda Benetti. Benetti, sì. Gol di capello, sul tiro di Chinaglia. E questa è una partita epocale, mi fa specie vederla a colori, credo sia la prima volta in tutta la mia, sì, carriera di tifoso. Io l'ho vista sempre in bianco e nero, anzi pure un cattivo bianco e nero. Ma l'Inghilterra allora era la nostra, cioè giocare anche Fantozzi, per dire, un fenomeno di costume. Ma finisce un mito quella sera, finisce il mito dell'invincibilità dell'Inghilterra nei nostri confronti. E là io mi ricordo che esultai come... Era come, un amichevole, un attenzione, sì, era un perché amichevole. Avevo sfatato un mito, cioè noi avevamo battuto l'Inghilterra a Wembley, come la grande Ungheria o la grande Honved, cioè è stata qualcosa per me di eccezionale questa partita, anche se poi avevamo subito per 85 minuti, ci fu un contropiede sulla fascia destra, se non mi sbaglio, di Chinaglia, passaggio al centro e Capello la butta dentro. Piero, cosa ti ricordi di questo Italia-Inghilterra del 73? Questo è effettivamente uno spartiacque. Sì, è la prima vittoria a Wembley con un'Italia che, ripeto, gioca allora veramente all'italiana, perché avevamo quell'etichettatura che non era casuale, giocavamo all'italiana, specialmente quando andavamo in trasferta, in presenza di queste squadre che erano molto agonistiche, molto dinamiche, noi ci si metteva lì e diceva,
da qualche parte devi passare. Avevamo delle difese di ferro, non, il catenaccio forse era già un po' sorpassato, però avevamo qualche giocatore che ci può dare delle soddisfazioni. Mi ricordo che di questa azione, mi sembra a parte Sabadini, il terzino che gioca nel Milan, forse sulla fascia, c'è Chinaglia che tira il portiere e ribatte, e Capello che ha fra l'altro ha questo... questa ci fu una papera del fatecelo vedere, vi prego, vi prego, eccolo qua. E poi sbagliò pure Capello, esatto, sa, sì. Non ha preso Capello si trova si trova messo un po' male, insomma, però basta appoggiarlo. Tra l'altro anche qui voglio dire la mistica della vittoria, perché una volta poi vivevamo su queste cose. Chinaglia che aveva fatto il cameriere a Cardiff, addirittura sì, era figliolo Galles, di Minatore, nato Minatore in Galles. A Cardiff, esatto, Minatore in Galles. E chiaramente la stampa ci ricama la rivincita di questo giocatore, che ovviamente era il portabandiera della Lazio, che riesce a vincere uno stadio ostile, perché sì, poi a noi gli inglesi non ci hanno mai voluto tanto bene. Però a Wembley c'erano 20.000 camerieri, disse così sì, Bobby Charlton, italiani, gli emigrati chiaramente che andavano a sostenere la nazionale. Perché una volta sostenere la nazionale, Andre, era anche un fatto che legava molto al sociale, oggi chiaramente è molto diverso. Ma la nazionale che andava, che ne so, in Belgio piuttosto che in Inghilterra, ci trovava sì, anche una platea di emigranti, che certo, si commuovevano all'inno nazionale. Personalmente io poi sono molto legato, perché fu la partita dove mio padre forse gioì di più, perché ce l'avevo con gli inglesi. Allora cominciò a saltare come un pazzo e io gioì con lui. Ma la cosa strana è che questa partita era un'amichevole. Sì, sì, oggi per un'amichevole nemmeno se giochi con la rapida. Ma con l'Inghilterra poi non è mai stato un'amichevole. Con alcune nazioni non esiste il termine amichevole. Sebbene poi fu quasi, ora stiamo parlando se non sbaglio, era l'ottobre del 73. E fu una specie di vittoria di Pirro, perché ci dette consapevolezza di essere una squadra che qualche mese dopo al mondiale tedesco poteva andare anche addirittura per vincerlo. Quando ormai era una squadra praticamente usurata e con la gente che ormai si leggeva L'Azzurro Tenebra di Giovanni Arpino, che è un libro che consiglio veramente a tutti, perché è un capolavoro assolutamente. E dunque, arrivamo e poi bastò una Polonia che era una buona squadra fatta di ma là ci sarebbe da scrivere tanto, sì, ne ho scritto, su Italia-Polonia ne ho scritto anch'io infatti, là ci sono dei mancati accordi. Il lungo treno della notte però vedete che sta scivolando, e con questa platea non poteva essere altrimenti. Però ho parlato di Inghilterra, chiudo il cerchio per quanto riguarda la prima parte di Caracolla Night di questa sera, perché comunque si parla della bellezza del calcio, si parla delle emozioni che il calcio riesce a dare. E allora io mi sono immaginato così, per quanto riguarda il calcio inglese, voi sapete il trasporto che ho, ma dal punto di vista soprattutto, vorrei dire, emotivo. E allora Luca ci regala la prima...